Ciao amiche e ciao amici, eccoci giunti alla seconda lezione del corso Come sviluppare la legge dell'attrazione. Abbiamo detto che il nostro cervello ha capacità di modificare il mondo, di intervenire sul mondo, interpretandolo in modo diverso. Vedremo cosa significa questo da un punto di vista della quantistica e come svilupparlo. Per capire che il nostro cervello può interpretare lo stesso evento, la stessa situazione, in un modo o nel suo modo opposto, utilizzo l'esempio della famosa immagine gestaltica, che è questa immagine qua, dove se voi la guardate, alcuni di voi in questa immagine vedranno una donna vecchia e brutta, simile strega bacheca, altre persone invece vedranno una donna sul giovanile, belloccia, carina, stile Toulouse-Lautrec. Qualcuno magari che la conosce vede entrambe le immagini. Ora, quale immagine è giusta? Intanto, beh, sforzatevi nel vederle perché ci sono entrambi per chi non le vede. Per dare un'indicazione, questo è contemporaneamente il mento della vecchia e questa parte qua è, diciamo, la bocca avvizzita della vecchia oppure un collier della giovane. Questa parte qua che rappresenta il nasone della vecchia rappresenta anche la guancia della giovane. Ecco quindi che diciamo le donne ci sono entrambi, sforzatevi nel vederle, ma cosa significa questo? Significa che il nostro cervello si è basato su alcuni dettagli e su questo po' di dettagli ha costruito la sua realtà. Quindi se è basato su un dettaglio, se io ho interpretato questa cosa qua, come la bocca avvizzita della vecchia, avrò costruito l'immagine della vecchia. Se l'ho interpretato come un collier, l'avrò vista come il collier della giovane. Quindi, e noi facciamo sempre così. Quindi prendiamo degli abbagli spesso, oppure vediamo una parte piuttosto che un'altra, perché da un piccolo dettaglio costruiamo tutta una realtà. E questo è quello che utilizza, ad esempio, la persuasione, la comunicazione subliminale, eccetera, per i suoi obiettivi. Ma detto questo, cosa significa? Che in realtà non esiste né la giovane né la vecchia qua sopra, perché sono soltanto delle macchie bianche e nere su un foglio di carta, che poi non esiste neanche il foglio di carta. Comunque, dobbiamo semplicemente renderci conto di questo. Renderci conto di questo significa che noi, tra tutta la realtà, tra la giovane e la vecchia, siamo noi che abbiamo il potere di scegliere se vedere la vecchia o se vedere la giovane. E le cose cambiano, perché se nella metafora la vecchia rappresenta il male, il negativo, lo schifo, e la giovane rappresenta invece il positivo, il bello, il giusto, il buono, e beh, se io ho possibilità di scegliere, e ci sono persone che si scelgono la schifezza, ci sono persone che invece scelgono le cose buone, ma questa capacità è nostra. Dobbiamo avere l'abilità di farlo, dobbiamo avere gli strumenti per farlo, però possiamo farlo, sia in termini percettivi, sia proprio in termini di costruzione della realtà. E questo, la legge dell'attrazione ci permette questo, di arrivare a questo livello di profondità, di costruire la nostra realtà. Bene, questo è il concetto che volevo passare in questa seconda lezione. Per adesso vi do appuntamento quindi al prossimo incontro e se vi iscrivete al canale avrete la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like. Ciao!